Thank you so much. Parlerò in italiano, but uh, before starting, I, I really would like to welcome everybody. Uh, I think it's a very interesting, uh, opportune, amazing in terms of diversity uh, meeting. So, thank you so much, President Basilichi, for arranging this, and thank you so much to the city of Florence that. Is always and forever leading, uh, also thanks to the mayor's leadership, uh, these uh, global issues that are, of course, not identity, local identity uh, issues, but uh, universal values that need regulation, that need a sharing of purposes and strategies. And what I would like to underline today is the Italian experience that is quite peculiar quite uh, unique I would say uh, in the international stage I will start with this uh, as you know the mayor talked about passo all'italiano scusatemi il sindaco ha parlato uh, quindi do il tempo di mettere una cuffia semmai Uh, il sindaco ha parlato delle problematiche eh, sulle competenze nazionali, della visione invece universale di ciò che è patrimonio culturale dell'umanità, di cosa dovrebbe fare l'Unione Europea in termini propriamente politici. Forse dobbiamo rimarcare che non è positivo che l'Europa non abbia definito nella nuova Commissione la figura del commissario responsabile per la cultura e Che anzi, questa parola sia praticamente svanita dai portafogli eh, di, di Bruxelles. Questo, pur non essendo la cultura una competenza in base ai trattati dell'Unione, eh, penso debba essere riconsiderato. Eh, il mio racconto riguarderà questa unicità dell'esperienza italiana. Se posso dire così, l'esperienza italiana nel trattare,. Il valore del patrimonio e l'incontro con le altre culture trova mille momenti di definizione. A me piace molto ricordare eh, Orazio, che ricorda come la Grecia eh, conquistata conquistò il barbaro conquistatore, Grecia capta ferum victorem cepit, eh, ricordando come Roma, e da qui nasce la, la visione universale che accomuna il nostro Paese, la nostra nazione moderna, nonostante la lunghissima storia che qui in Firenze vede alcuni capitoli sensazionali di, di forza e di originalità degli antichi Stati italiani, eh, una visione che è rimasta permanentemente e cercherò di dimostrarlo. Fatemi anche ricordare che cambiano, cambiano ed evolvono le situazioni. Eh, abbiamo letto due giorni fa sul New York Times che eh, gli Stati Uniti hanno deciso di insediare dentro Fort Bragg, dove c'erano i berretti verdi, eh, una unità che copia i nostri carabinieri, eh, ovvero sia eh, una collaborazione tra lo Smithsonian, che è il più grande e più vasto museo del mondo, e l'esercito americano per riprendere quella è stata una tradizione presa giornalisticamente sotto il titolo Monument. Man, del recupero del patrimonio, se anche gli Stati Uniti faranno, torneranno a fare questo, loro hanno delle piccolissime unità, eh, ce lo insegnano i nostri carabinieri eh, presso l'FBI sostanzialmente. Eh, se torneranno ad occuparsi anche di questo, noi abbiamo visto delle cose terribili. Considerate cos'è stata la spoliazione del museo di Baghdad dopo, dopo la guerra iniziata nel 2003 e l'incuria. Ecco, si è imparato da questo e se si è imparato lo si deve moltissimo alle istituzioni italiane. In questa sala sono presenti avvocati eh, dello Stato, sono presenti magistrati come il dottor Ferri che ha condotto inchieste fondamentali, strategiche, i nostri carabinieri che sono un corpo unico per la tutela del patrimonio eh, culturale riconosciuto in ogni parte del mondo, funzionari pubblici, eh, dirigenti, archeologi, eh, studiosi che hanno creato una vera straordinaria comunità scientifica e quando c'è stato un forte indirizzo politico da parte dei governi questa squadra ha saputo funzionare alla grande e siamo sicuramente, questo lo voglio dire con orgoglio come italiani, i Più bravi del mondo in questa consapevolezza anche nella capacità di azione, però siamo stati anche quelli che hanno avuto un concittadino che ha rubato la gioconda. Nel 1911 un nostro concittadino si chiama Perugia con due G ha, eh, si è nascosto in uno sgabuzzino del Louvre e nel corso della notte ha portato via Mona Lisa. Eh, Mona Lisa sparì per circa tre Anni, sarebbe rientrata a Parigi solo tre anni dopo. Eh, il Perugia tentò di venderla, in parte si rivolse agli uffizi: vero, tentò di venderla, non sapendo più che farci. Immagino la tenesse in cucina o in qualche, in qualche armadio di casa, di casa sua. E tra i funzionari del ministero, che non era ministero della cultura, allora era quello della pubblica istruzione, c'è cioè anche che restituì la gioconda al Louvre, poiché. Leonardo l'ha personalmente consegnata a Francesco I, quindi non è di pertinenza italiana, ma è assolutamente di proprietà della République Française. Eh, C'è anche un mio bisnonno, Ottavio Marini, che era direttore generale e poi ispettore delle antichità e belle arti. Lavorava a Palazzo Venezia e fu tra coloro che dovettero prendere la non facile decisione di restituire, mentre c'erano movimenti popolari che dicevano. Teniamola qui, la gioconda, perché è italiana, di restituirla al legittimo proprietario, e cioè il Louvre, che come sapete a proposito dell'altro tema affrontato dal sindaco, e cioè quanta gente ha diritto di vedere un'opera d'arte e come la dobbiamo percepire, tema che meriterebbe ampie relazioni, sapete questo è il più enorme problema che ha oggi il Louvre, perché ormai c'è anche per un certo verso una forma di consumismo. Eh, ehm, voi sapete che a Venezia, per esempio, sono stati tracciati gli itinerari di visita della città attraverso Instagram e attraverso i social, da cui viene fuori che eh, le comunità nazionali percorrono quasi sempre e solo gli stessi itinerari e vogliono rivedere quello che i loro amici hanno già visto per potersi filmare e fotografare laddove i loro amici già sono stati e quindi si trovano con una certa precisione gli itinerari dei coreani, dei giapponesi, di ciascuna nazionalità o, o, di, piccole, o di piccoli cluster di amici che, si, che socializzano e si incontrano. Abbiamo un problema quindi di personalizzazione del turismo culturale, di individualizzazione e ovviamente anche nei gruppi organizzati evitando... Questa modalità che oggi sta travolgendo il Louvre, il Louvre deve riorganizzare radicalmente la sua struttura, ha appena inaugurato un'importantissima mostra per il Cinquecentenario Leonardesco, in funzione del fatto che nessuno dei visitatori rinuncia a farsi un selfie con sullo sfondo la Gioconda. Quindi in questa chiave non è malissimo se c'è la possibilità di, di fruizione digitale. Che però non deve, e, e qui verrò eh, a spiegare perché l'Italia ha tutto l'interesse di promuovere, difendere, valorizzare, accrescere la fruizione eh, non solo colta, ma una fruizione personalizzata legata alle diversità del territorio e alle sue potenzialità. Ehm, nella eh, il Professor Scovazzi, nel pomeriggio, eh, si occuperà di Canova. Bene, eh, Antonio Canova riportò a Roma, dal Louvre, per l'appunto. Questo è un piccolo, eh, un piccolo scambio che vorrei sottolineare. La Venere Capitolina, nella, che si trova ai Musei Capitolini di Roma, nella pubblicistica recente, questa la scultura ha avuto celebrità perché è stata inscatolata e nascosta per le sue nudità alla vista del, del presidente di un importante paese. Dell'area dell medio orientale e, e che non voleva vedere le sue nudità. Voglio ricordare che nel 700 a Roma i papi organizzarono e autorizzavano, pur in un'epoca in cui c'erano esecuzioni capitali per le questioni diciamo, dei costumi sessuali, però, l'Accademia del Nudo era legittimata dal sovrano, dal romano pontefice dentro i musei capitolini che noi nel, nel terzo millennio dobbiamo temere che eh, si mostrino le nudità della Venere Capitolina, è, con, è esagerato, è riportata con fatica, come vi ricorderà il professor Scovazzi, eh, a Roma dopo il durissimo negoziato che Canova fece eh, eh, con le autorità francesi. L'Italia si è sempre distinta per una straordinaria capacità di... Eh, Dare un approccio più universalistico che particolaristico al tema del recupero del patrimonio culturale. Pioniere è stato Rodolfo Siviero, eh, questo è un catalogo che io posseggo del 1950 della seconda mostra nazionale sulla, eh, sul recupero delle opere d'arte trafugate dai nazisti in Italia. Voglio congratulare la città di Firenze perché ha saputo ricostruire qui eh, un monumento di arte contemporanea che in uno dei campi di concentramento nazisti si considerava superfluo non entro nel merito di questo ma voglio congratulare Nardella anche perché hanno saputo assumere questo che è un patrimonio italiano universale, rigettato laddove è stato realizzato da alcuni tra i più grandi anche un grande musicista nono, oltre che scrittori i più grandi scrittori, artisti questo tunnel nel, nell'orrore. Bene, dell'uscita dal tunnel dell'orrore l'Italia è stata protagonista e qui eh, questo catalogo testimonia un impegno che inizia nell'immediato dopoguerra per recuperare patrimonio trafugato eh, durante l'occupazione nazista. Ma l'Italia è credibile anche a mio avviso perché ha restituito eh, a paesi eh, dai quali eh, nostri studiosi o nostre missioni coloniali avevano eh, recuperato elementi importanti di patrimonio, li ha restituiti in molti casi indipendentemente dall'obbligazione giuridica. Questa è la dea di Butrinto, che abbiamo restituito a un regime non particolarmente democratico, ma legittimamente insediato, quello albanese di Enveroggia, eh, che fu scavata dall'archeologo Ugolini all'inizio del secolo scorso e che è stata correttamente restituita al governo dell'Albania. Questo è un episodio straordinariamente importante, è l'imbarco eh, assai complesso in un, in un carrier di dimensioni gigantesche dell'obelisco di Aksum che si trovava di fronte alla sede della FAO, cioè la sede delle Nazioni Unite a Roma, preso eh, in Etiopia. E portato come segno dell'affermazione della, coloniale italiana nel periodo fascista e restituito per forte volontà, lo voglio ricordare, al Presidente della Repubblica Scalfaro all'Etiopia. Eh, un terzo esempio molto significativo è questo: mh, eh, sempre in epoca coloniale pre-fascista, pre eh, dalla Libia eh, fu. Eh, questa è una vecchia foto del Museo Nazionale Romano, Museo delle Terme, eh, fu portata a Roma la eh, Venere di Cirene. Cirene è una sensazionale città eh, romana, costiera, e eh, fu restituita ad un altro eh, legittimo governante, anch'esso certamente non particolarmente democratico, che Gheddafi, nella, eh, nella metà degli anni 2000. Sono state tre scelte. Butrinto, eh, l'obelisco di Axum, Venere e Cirene, eh, che hanno dimostrato da parte italiana non solo volontà di eh, chiudere con eh, esperienze di appropriazioni coloniali, ma anche di utilizzare queste operazioni come strumenti razionali di diplomazia culturale e, ribadisco, di affermazione dell'universalità universal, del patrimonio. Naturalmente, eh, molte cose sono state, ho citato prima, sono state frutto di dure battaglie invece per il recupero del patrimonio trafugato dall'Italia. Questo è il cratere di Eufronio, e qui vedete una, un bellissimo schieramento, secondo me, della, del team working che abbiamo fatto. Il nostro magistrato in prima fila ci si riconosce, c'è l'avvocato generale dello Stato. C'è l'avvocato Fiorilli, voglio ricordarlo, protagonista di molte delle battaglie di, di tutti questi anni, ci sono i nostri carabinieri, c'è il ministro dell'epoca e, e, che sarei io, e poi, eh, però che ha dato in quella circostanza eh, riconoscimento al predecessore perché il ministro Buttiglione si era impegnato per riottenere il... e poi noi ci siamo battuti per perfezionare questo rientro dal Metropolitan Museum di New York. Eh, questa è la moglie di Adriano, Vibia Sabina, che è stata trafugata dall'area dall di, di Villa Adriana a Tivoli e si è trovata a, a qualche migliaio di chilometri di distanza. Eh, io dico, spesso scherzando, non so se Adriano sia proprio contento di ritrovarsi con la moglie 2000 anni dopo, l'abbiamo riportata a Tivoli. Eh, e, non è detto, però eh, era nostro dovere di farlo Bibbia Sabina si era trovata povera eh, creatura innocente a Boston, nel Museo delle Fine Arts di Boston e eh, devo dire che tra le varie istituzioni internazionali il Fine Arts Museum di Boston è stato il più pronto, il più immediatamente disponibile alla restituzione, attenzione, non in un quadro conflittuale e poi questo è il punto cruciale, in un quadro di collaborazione. L'Italia ha dato al Fine Arts Museum di Boston in prestito di lungo termine delle sculture anche più importanti di questa, per sancire l'importanza della collaborazione. Così come abbiamo cercato con il ghetti di Malibu di ottenere certamente indietro patrimonio sicuramente trafugato dall'Italia. In cambio di una collaborazione internazionale permanente, scientifica, formazione, conferenze, eh, vorrei sottolineare come da questa stagione di una forte battaglia, in particolare con eh, il Getty Museum di, di, di Los Angeles, eh, è scaturita una profonda revisione dei criteri che sovrintendono agli acquisti da parte dei grandi musei internazionali. Non è che oggi non esistano musei privi di... Targhette ci sono, in particolare nell'area del Golfo e non solo. Non è che non esistano cavò dove ci sono migliaia di opere nascoste, eh, trafugate. E, e noi dobbiamo sempre ricordare che un'opera d'arte che non abbia indicata la provenienza e la biografia è orfana e ci rende tutti molto più poveri. Eh, questo bellissimo oggetto presentato come un oggetto senza storia, per la sua sensazionale bellezza, come vedete è una scultura di eh, due grifi che sbranano una cerva, è stato riportato ad Ascoli Satriano nel, nel Gargano. È molto importante, anche questo l'abbiamo recuperato dal Getty, dal Getty Museum, è molto importante questa serie di, di luoghi. Il cratere di Ofronio si trova a Cerveteri. Il, eh, questo si trova in un piccolo museo eh, della Puglia. Eh, la, la, ehm, eh, vedrete tra poco la dea di Morgantina che si trova a Aidone, un'antica città greca di, di Morgantina in Sicilia. Non sempre sono valorizzati come dovremmo o si dovrebbe, ma è molto importante: e questo è un altro grande tema: Museo Universale. O diffusione delle opere sul territorio occorrono dei compromessi. Il Museo universale è indispensabile. Ma poter dire che dal recupero del patrimonio queste opere sono tornate là da dove provenivano per valorizzare quei territori e per dare un messaggio potentissimo a patto che la valorizzazione sia adeguata, eh, questo a mio avviso è molto positivo. Queste opere non sono state portate tutte modo di dire, agli uffizi o al Museo Vaticano o al Louvre o al British o al Metropolitan, sono state riportate nei luoghi dai quali sono state abusivamente eh, trafugate. La dea di Morgantina è stata l'oggetto di un vero scontro con il Ghetti e, e lo scontro ovviamente è ancora aperto su quest'opera eh, perché l'accordo che io ho siglato, vi racconto solo questo episodio, che però è rilevante a mio avviso, il eh, Gherti aveva rifiutato la nostra ampia documentazione su circa 40 opere, tra cui le ultime tre che vedete, che avete visto. Certamente trafugate dall'Italia. Dei dossier accuratissimi dimostravano come fossero stati eh, portati via illecitamente al nostro Paese. E, ricordo di aver inviato al direttore di questo importantissimo e benemerito museo una, un, una mail la sera comunicando che l'Italia avrebbe interrotto la collaborazione scientifica se non ci fosse stata questa collaborazione con il Ghetti, a partire da mostre imminenti per le quali erano in previsione prestiti significativi. La mattina alle nove arrivando in ufficio ho trovato una mail di risposta dal Ghetti Museum di Malibu che ci comunicava la decisione di restituire tutto all'Italia. Tutto. Salvo ancora l'atleta Di Fano, l'atleta vittorioso attribuito all'isippo, pescato in Adriatico e certamente approdato in territorio italiano, quindi in base alle convenzioni del 1970 e la stessa del la legge 1089 del regime meritoria, del regime fascista. Eh, queste eh, sono opere eh, da eh, restituire certamente all'Italia e acquisite con procedure al di fuori delle, delle norme internazionali. Eh, voglio ricordare che dallo scontro però deve sempre scaturire un'intesa, una collaborazione, una visione strategica positiva. Mi avvio a concludere con l'attualità la del trafugamento. Quella che voi vedete qui è una foto presa da Google Earth è Apamea, una sensazionale eh, città ellenistica eh, in Siria, che ha, un, lo vedete lì sul lato sinistro, un, un, via, un viale colonnato mirabile, e quello che vedete attorno a ciò che restava, resta di, di Apamea sono delle buche fatte con delle macchine, con de, de, degli escavatori, con violenza inaudita per portare via tutto ciò che... Sì, che fosse possibile portare via e mettere sul mercato clandestino durante la guerra eh, in Siria è, è un'immagine che personalmente mi ha motivato nel fare la campagna nel promuovere la campagna eh, c'è qui Elena Giacomini che vi ha collaborato in tutti questi anni e ringrazio Rising from Destruction per cui anche usando dei bravissimi eh, imprenditori e artigiani italiani cito la ditta Salvioli di Firenze Cito Cristina Ascidini che ha, fatto, che ha sovrinteso alla parte scientifica di questa campagna, abbiamo fatto delle ricostruzioni di opere cancellate per sempre, come il toro di Nimrud, il soffitto eh, di, del tempio di Bella Palmira che può tuttora essere in parte recuperato e eh, gli archivi reali di Ebla. Però abbiamo anche fatto qualcosa di molto concreto. Qua è una foto presa nel 2017 all'Istituto Centrale Restauro a Roma dove per impegno del ministro Franceschini, all'epoca e di nuovo oggi ministro, eh, due eh, le teste eh, provenienti da Palmira, vandalizzate e semidistrutte, sono state salvate, ricostruite e, attenzione, restituite a quel paese. È l'unico caso, da quando è scoppiata la guerra, di un'opera d'arte importante di Palmira e sfiltrata, con modalità tra l'altro molto complesse, con un camion arrivato a Beirut attraverso un incaricato d'affari italiano, poi arrivato a Roma, l'abbiamo restaurata e restituita ai legittimi proprietari. È un tributo, permettetemi di dirlo, all'eroico curatore di Palmira, che è stato assassinato dall'Isis per avere protetto il patrimonio a cui aveva dedicato la sua intera, esistenza ed è un tributo che noi tuttora gli dobbiamo e tuttora dobbiamo agli eroici archeologi e studiosi che non hanno mai rinunciato a difendere il loro patrimonio. Eh, concludo con questa foto dell'annunciazione perché anche qui mi collega ad uno spunto dell'introduzione dell del sindaco eh, Nardella. Eh, perché non dobbiamo avere paura dei prestiti, non dobbiamo avere paura della collaborazione. Eh, questo è stato un prestito che mi è costato molto anche sul piano personale, ho ricevuto varie diffide, denunce di, di varia natura. Un esponente politico qui nella città di Firenze si incatenò alla porta degli uffizi per impedire, diciamo così, dimostrativamente che l'Annunciazione di Leonardo potesse partire per Tokyo. È partita per Tokyo e è felicemente è arrivata eh, ed è stata nell'anno 2007 la esposizione, se posso dire in omaggio a un grande scrittore italiano, Umberto Eco, su Il museo con un'opera sola, è stata un'esposizione di una sola opera, e che opera, eh, che è stata la più vista nel mondo nell'anno 2007. L'annunciazione Leonardo a Tokyo, inaugurata dall'Imperatore Giappone, e soprattutto veicolo: se vi trovate qui a Firenze tanti giapponesi da allora, e anche per l'incredibile e, e appassionati di arte e di cultura e per l'incredibile promozione che quell'avvenimento determinò nell'ambito della collaborazione culturale tra eh, Italia e Giappone. Ecco perché a mio avviso, eh, se è vero che Eco, diceva talvolta criticava i musei per essere e per questo diceva vorrei il museo con un'opera sola eh, per il trionfo lui diceva del contenitore sulle opere sapete la celebre espressione di Marshall McLuhan sul mezzo che è il messaggio forse oggi dobbiamo tornare a capovolgerla e cioè è il messaggio, il contenuto, il vero medium del nostro tempo e questo ce lo ricorda Baldassarre Peruzzi il grande artista rinascimentale, architetto, non solo pittore, questa è la danza di Apollo con le muse. Le muse erano figlie di Zeus e di Mnemosine, cioè erano le figlie del potere e della memoria. Il potere ha la grande responsabilità di occuparsi della memoria e la memoria, la cultura, ha la grande responsabilità di incalzare il potere perché dia risposte nell'ambito della difesa del patrimonio culturale dell'umanità. Vi ringrazio.